Chi è il ricercatore? Il ricercatore o scienziato che dir si voglia è colui che studia e tenta di interpretare i fenomeni e le cose che lo circondano e dall'analisi di questi dati, dall'analisi e dall'interpretazione di questi fenomeni codifica delle leggi, delle informazioni che poi lo rendono in grado, oltre che di interpretare i fenomeni, anche eventualmente di intervenire su di essi e di modificarli in ultima analisi. Chi è il ricercatore chimico? Il ricercatore che fa chimico è quello che cerca di interpretare, di studiare i fenomeni chimici e biochimici che ci circondano. I fenomeni chimici con i quali giornalmente veniamo a contatto sono ognuno di noi, con i quali ognuno di noi ogni giorno viene a contatto, sono veramente infiniti, dalle cose più semplici, quale la lievitazione del pane, all'azione detergente di un detersivo, così come infinite sono le sostanze chimiche che ognuno di noi, chimiche che possono essere naturali o non naturali, con le quali ognuno di noi ogni giorno viene a contatto e che utilizza in qualche modo, dal dentifricio all'acqua, allo zucchero, al sale, quindi dalle materie più semplici alle sostanze più complesse, quali i farmaci, i profumi. E quindi inconsapevolmente ognuno di noi utilizza la chimica quotidianamente e in ogni istante praticamente della giornata. Il ricercatore chimico cosa fa? Quindi cerca di interpretare, studia i fenomeni chimici e le leggi della chimica e in base a queste cerca di migliorare, diciamo, la qualità della vita utilizzando queste conoscenze per creare nuovi composti, nuove formulazioni di composti e nuove sostanze praticamente. Quindi, perché un chimico fa ricerca? Abbiamo visto che le sostanze e i fenomeni chimici che ci circondano sono infiniti, pertanto un chimico ha decisamente l'imbarazzo della scelta. E lo scopo ultimo, credo, del chimico sia quello, almeno dal mio punto di vista, sia quello di migliorare la qualità della vita, che può tradursi nella preparazione di un farmaco più efficiente, di un detersivo più efficiente ma meno inquinante, di nuovi polimeri per gomme che aderiscano meglio all'asfalto, di nuovi asfalti drenanti. Veramente una quantità, il chimico per migliorare la qualità della vita ha effettivamente proprio l'imbarazzo della scelta. Come la mia attività di ricerca in quanto chimico e ricercatrice, in particolare è dedicata alla sintesi di nuove molecole cosiddette biologicamente attive, ovvero quelle molecole che in qualche modo interagiscono con i sistemi biologici, che possono essere sia quelli animali che quelli vegetali o i sistemi biologici in genere. In particolare la nostra attività di ricerca, quella mia e dei miei collaboratori, è dedicata alla sintesi di nuovi potenziali farmaci e alla sintesi di nuovi insetticidi, alla preparazione di nuovi insetticidi e nuovi farmaci, quindi. Come si fa ricerca? Come si fa ricerca chimica in particolare? La ricerca chimica, almeno per mia conoscenza, per la mia prassi, diciamo, parte dallo stato dell'arte che avviene attraverso la lettura e lo studio di riviste specializzate del settore e questo studio va ad individuare eventuali punti deboli dello stato dell'arte e quindi a quel punto si indirizza la propria attività verso la preparazione di molecole o di nuovi composti che vadano a saturare i buchi che noi abbiamo precedentemente individuato. Terminata questa fase, diciamo, di analisi dello stato dell'arte, segue poi un'attività più prettamente di laboratorio dedicata alla preparazione di questi composti che vedremo poi nel corso del nostro tour all'interno dell'istituto ISOF e dei laboratori di chimica di sintesi in particolare nei quali noi operiamo. E a questa attività di laboratorio, da questa attività di laboratorio, emergeranno dei risultati fisici, nel senso proprio di nuovi composti, che verranno poi analizzati e si andrà a verificare se quello che è stato ottenuto effettivamente ha l'applicabilità che noi desideravamo e ha un'applicabilità reale ed effettivamente sfruttabile.